Signori, buonasera a tutti. Ecco, io in questo momento dovrei essere a guardare il mio Milan. E invece no. Perché io vedere certe schifezze in televisione non mi va. Vedere Gattuso che litiga in panchina con Bayakoko, sinceramente, viene solo il volta stomaco. Credetemi. E allora ho detto, Adelaide, ciao Adelaide. Saluto Adelaide, lei è una napoletana doc, D'Alessandro, Angela Maria Briscola, Brick, non leggevo tanto bene. Allora, io ho voluto fare questa diretta proprio in occasione dell'estrazione di domani sera. Ciao Adelaide, Carmela Caminiti, Roberto, Angela Gobbi, la mia carissima amica di Brescia, ecco, insomma, in tanti, siete in tanti, forse voi non siete tifosi, io lo sono, anche perché il calcio è stato per tanti anni la mia vita, io per 40 anni sono stato nel calcio, e però stavo anche nel lotto, comunque, allora, iniziamo con delle metodologie. Aniello la mia croce, sì, Aniello è un napoletano che è un mio associato da 15 anni, la mia croce, guardate, se è mezzogiorno e mi chiama, la sera mi chiama, incredibile. Allora, per domani, allora cari amici, io oggi ho fatto delle pulizie, no perché io pulizie di casa non ne faccio, nel mio studio le faccio io, anche perché sono molto geloso delle mie cose, e allora ho trovato un foglio di un mio vecchio articolo di quando io scrivevo sul Superlotto. Avevo una veste diversa, forse voi ricordate, forse mi seguivate al Maurizio Costanzo Show a Porta, quando io ero ospite sempre, quando avevo quel personaggio, questo mio personaggio. Vabbè, poi con l'età si sa, si matura e allora il personaggio l'ho messo da parte e continuo a fare il lottologo, la mia professione di sempre, diciamo, no? E allora ho trovato questo articolo, un foglio di Superlotto. Superlotto non esiste più. Allora il direttore era Mario Ruggeri ed Elisabetta Masi e io ero un collaboratore. Parliamo del, questo è un giornale del 17 febbraio del 2005, immaginate, insomma, tanti anni, e ho trovato la cosiddetta tabella segreta, che ora dopo ne parleremo. Ricava dei numeri, perché noi signori dobbiamo ricavare i numeri. Non crediate e non fatevi illudere da nessuno quando vi dicono l'ambo, il terno, perché noi sommiamo. Non ha nessun valore, non ha nessun valore. Forse fare un sogno, forse si fa eterno col sogno, ma con quelle metodologie che io seguo sui giornali, credetemi, quello che conta è il numero. Poi avere una serie di numeri, accoppiare i numeri, e allora sì che si arriva alla determinazione del lambo e del terno. Ma quando voi leggete, vedete degli ambi, dei terrici, ma come qua ci stanno, voi mi dite, no? No? Ora io vi spiego il giochetto cinese che adoperano in tanti. Loro prendono gli ultimi 3-4 mesi. Di questi, ah ecco, il collega, il professore Angelo Berardi, lo saluto con tanto affetto. Ecco, io parlo con Angelo Berardi, parlo con Francesco Napoli, parlo, anche se scrive in un altro giornale, perché lo vuole sapere, io scrivo sulla Settimana del Lotto, nell'edizione del mercoledì e sul Lotto Corriere. Voglio salutare un carissimo collega, un grande lottologo. Noi ci conosciamo da tanti anni, ed è Angelo Gargiulo. Angelo Gargiulo, a parte che è il vice direttore di Lotto Mio,
Ma non significa niente, perché fra di noi non c'è mai, a differenza di quelli che fanno TV e compagnia bella, non c'è mai invidia. Io ho tantissimi colleghi della carta stampata, perché è diverso, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Anzi, vi aggiungo una cosa, e di questo Angelo me ne deve dare atto, anche perché è successo sia a me che a lui che questi signori della TV ci chiamano per delle consulenze. Quindi, quando voi vedete queste persone che danno i numeri, questi si attaccano al telefono e chiamano tutti quelli che scriviamo da anni nei vari giornali, sia io, Angelo Gargiulo e altri, lo stesso Francesco Napoli, Michele Archidiacono, perché siamo, diciamo, i più longevi del settore. E allora, ritornando al discorso di poco fa, loro cosa fanno? Vanno a calcolare l'ambata o le due o la doppia ambata, poi vi dicono: per la formazione degli ambi voi dovete aggiungere il 23, il 25, il 78, il 79. Cosa fanno? Vanno a ritroso. L'ambata, si sa, nell'arco delle 4, 5, 6, 7 estrazioni sortisce, vanno indietro nell'estrazione. Vedono il mese precedente cosa scrive Angelo, il nome predestinato. Ah sì, allora vanno a vedere i numeri che si sono accoppiati con la determinata ambata, fanno un collage e voi ci cascate. E voi ci cascate. Quindi non seguite questi tipi di metodologie quando vedete che ci sono dei numeri già preconfezionati in partenza. Sono falsi, ve lo dico anticipatamente, sono falsi. Sono delle vincite fittizie, cioè è come buttare del fumo negli occhi alla gente, e loro lo sanno buttare abbastanza bene. Questo. Poi non parliamo di quelle che fanno televisione, perché quelle che fanno TV, il 90, ovunque sortisca il 90, loro hanno fatto vincere. Ripeto, io una volta ero innamorato dei film di Franco Franchi e Cicin Grassia. Mi facevano ridere, ma credetemi, questi qua mi fanno ridere ancora di più. Mi fanno ridere ancora di più. Proprio. Dice, ma ridere o piangere? Io non lo so, una delle due. Allora, ma anche se io vi dico una cosa, vi voglio dire anche questo. Loro non hanno colpa. Dice, ma come? Con gli 899? Sì, vi spiego. Loro pagano lo spazio televisivo tantissimo. Oggi anche la signora Concettina, la mia dirimpettaia di casa, acquista lo spazio televisivo, si siede, gli accendono la telecamera, prima gli firma l'assegno. E poi diventa una guru del lotto, guru televisiva. Voi che state a casa, accendete la televisione, chissà che cosa immaginate di questa gente. Questa è gente che per andare in televisione paga lo spazio. Quindi, che personaggi sono? Che personaggi sono? Ma quando mai? Allora, andiamo a noi e cerchiamo un po' di spiegarlo. Come vi dicevo poco fa, quello che conta è la ricerca del numero. Per poter arrivare alla determinazione di una vincita, io vi spiego un piccolo sistemino, un piccolo metodo, sistema diverso. Il sistema, lo specialista dei sistemi è Angelo Nap è Francesco Napoli. Lui riesce a mettere a sistema, è diverso il sistema dal metodo, chiaramente. Allora, parliamo delle terzine simmetriche, cioè quei numeri a distanza 30. Prendiamo un raccoglitore di estrazione. Signore, prendete carta e penna perché vi sto spiegando una metodologia semplicissima, ma di una potenzialità non indifferente. Allora, noi dobbiamo ricercare su due ruote
anche se non sono consecutive, due numeri appartenenti alla stessa terzina simmetrica. Per esempio, 25-85. 25-85 sono a distanza 30-60. Il numero mancante della terzina, in questo caso, è il 55. E noi, avendo trovato su due ruote qualsiasi due numeri appartenenti alla stessa terzina simmetrica, metteremo in gioco come capogioco, come estratto, metteremo in gioco cosa? Il numero mancante della terzina simmetrica. Allora, questa metodologia ha un tempo medio di attesa di 6-7 estrazioni. Quindi, voi, avendo il raccoglitore, andando a ritroso nei calcoli, quando vi accorgete che già comincia a ritardare di 6-7 estrazioni, quello è il capogioco che voi dovete mettere in gioco sulle due ruote di calcolo. Allora, prendiamo, io voglio prendere un'estrazione qualsiasi, ecco qua, per esempio, 26 febbraio, prendete carta e penna e seguitemi. Prendiamo, iniziamo dal primo estratto di Bari e finire all'ultimo estratto di Venezia. Il primo estratto di Bari è il 47. Il 47 fa parte della terzina simmetrica 17, 47, 77. Quindi noi abbiamo il 47. Adesso in tutto il quadro estrazionale dobbiamo trovare o il 17 o il 77. Ne basta uno e per mettere in gioco quello mancante, quindi 47, 17 abbiamo detto e 77, non c'è. Passiamo al secondo estratto, il 76, il 76 fa parte della terzina simmetrica, 16, 46, 76, quindi dobbiamo trovare o il 16 o il 46, ecco il 16, lo troviamo sulla ruota di Genova, quindi su Bari abbiamo il 76, su Genova abbiamo il 16. Il numero mancante qual è? È il 46. E il 46 sarà la nostra ambata, capogioco. Non parliamo di ambata, parliamo di capogioco. Poi vi spiego come poter trovare gli abbinamenti. Quindi il 46 lo dobbiamo trovare fra, su, abbiamo detto, Genova e Bari. Quindi Bari-Genova, il 46. Andiamo a vedere. Bari-Genova, 46 Bari al terzo colpo. Allora, 1, 2, 3, in terza posizione sortisce il 46. Allora, signore, io vi sto spiegando una metodologia semplicissima, ma di una potenzialità unica, perché io sono per i metodi facili, i metodi del nonno, non sono per, come tanti altri lottologi, come tanti altri lottologi che hanno dei programmi, hanno i dischetti, il programma, schiacciano un bottone e hanno tutte. Ma lì con utilizzano un logaritmico, cioè sono dei numeri già sortiti, signori miei. Quelle sono prese in giro. Prese in giro, io vedo pubblicate metodologie di terne e quaterne, ma quando mai? Loro utilizzando un logaritmo vanno col computer a mescolare e vanno a rintracciare il terno e voi ci cascate. Io no, signori amici, io lavoro come lavoravano i vecchi del lotto, anche perché sono un vecchio del lotto. Io appartengo alla generazione di Antonio Longo, di Manna, di Manara. Io appartengo a questa generazione dell'amico che è bravissimo, bisogna riconoscerlo, tanto di cappello, Angelo Gargiulo,
che io una volta ad Angelo Gargiulo, io facevo televisione, di questo Angelo me ne deve dare atto, facevo televisione a Video Mediterraneo, parlo del 2004-2005, eh? Ebbene, 2004 forse. La mattina mi alzavo presto, facevo Licata Modica, perché era anche satellitare questa Video Mediterraneo. Partivo con la macchina alle 8:30, mi trovavo e conducevo un programma Scuola di Lotto. Prendevo carta e penna, allora c'erano le chiamate in diretta, non c'erano 899, e spiegavo le metodologie. Guardate, avevo una Sicilia a tappeto, devo dirlo sinceramente. E devo dire che ero molto stimato allora con questo programma. E una volta mi sono chiamato Angelo Gargiulo in diretta. Angelo, mi chiamavo i vari lottologi di un certo spessore. Mi chiamavo lui, mi chiamavo Mario Ruggero, Bartalini, Ida Maritan, mi chiamavo insomma i grossi. Uno che non chiamavo mai, anche perché fra di noi c'è stato sempre attrito, vi dico anche il nome chi era. Rispetto, attenzione, rispetto. Però, sai, non andavamo d'accordo ed era il professore Sandro Pazzaglia. Io con Pazzaglia ho avuto sempre delle leghe dell'esistenza, parlando sotto l'aspetto puramente professionale. Attenzione, io non entro nel merito della persona che può essere la migliore persona di questo mondo, per carità. Però non condividevo sue determinate scelte di dare per ogni ruota una lunghetta di 10 numeri e poi da Bari a Venezia dico: ma qua qui ci vuole il prestito arancio per poter giocare tutti questi numeri. Poi dicevo: ho fatto vincere un ambo, ma un ambo in decina che senso c'ha? Scusate, al terzo colpo oltretutto significa giocare 30 numeri, ma non ha senso. Ecco, sotto questo aspetto, poi personalmente io lavoro in una certa maniera, lui lavora in un'altra, però con Angelo c'è stato un buon rapporto, tant'è che io scrivevo sul lotto mio, dove scrive tuttora Angelo Gargiulo. Ebbene, allora il direttore Elio Ferrara ha messo su una gara con tutti i collaboratori, ha messo la gara su 40 collaboratori, dove c'era Angelo Gargiulo, c'era Fabio Felici, c'erano tutti i grossi, diciamo, no? La gente chiamava e votava il grande collaboratore. Io ho avuto la disgrazia di arrivare al primo posto con 4.000 voti. Al secondo posto si è classificato il vice direttore Fabio Felici. Ho avuto questa disgrazia di vincere, signore, un putiferio. Tutti i collaboratori si sono, ma se la gente a me mi ha votato, non è che è colpa mia, giusto? È lo stesso che c'è il Grande Fratello. La gente vota chi gli piace, no? La gente ha votato me e io ho vinto. Ed Elio Ferrara mi ha mandato una coppa più alta di me, che io ve la vorrei fare vedere, anche perché ce l'ho, proprio guarda caso, in alto sulla biblioteca, vediamo se ci riusciamo. Vediamo se la vedete. La vedete? La state vedendo? Quella è più alta di me, quella coppa. Vedete? E mi ha mandato questa coppa. Io avrei preferito vincere la coppa dinanzi a una platea, almeno questo. Mi è arrivato con. La cosa non mi è piaciuta, sinceramente non mi è piaciuta. E io l'ho rimproverato a Elio Ferrara, che reputo una persona squisita, un grossissimo direttore, per carità, tant'è che l'ottomia è molto seguito, però sotto questo aspetto io non. Poi ho partecipato a un convegno dei grandi lottologi a Milano 10 anni fa. Io ho vinto una targa, dovrei averla, ma ce l'ho dall'altra parte, e l'ho vinta ex aequo, a pari merito, l'ho vinta a pari merito col direttore Mario Ruggero. Insomma, mi hanno votato. Allora, ritorniamo a noi. Rossana Meloni mi scrive: ciao Mario, il Milan sta vincendo. E lo so, l'ho capito, però non è che è facile,
Mancano tre partite, Rossana. Forse abbiamo il campionato migliore. E allora, chiudendo con Angelo Gargiulo, che oltretutto è di Lecce, domenica lì a Lecce c'è uno scontro finale per andare in Serie A. Comunque, io auguro a Lecce veramente con tutto il cuore di vincere. Allora, andiamo avanti a noi. Ecco, ogni tanto mi piace un po' divagare con queste cose, anche perché non voglio essere ossessionante sempre con le metodologie, no? Allora, prima ancora di continuare, voglio dirvi che io vendo la quaterna a tutte, sono dei lavori molto forti, il terno eterno e il libro del lotto, dove trovate delle tecniche sopraffine, veramente. Chi li volesse, oppure si vorrebbe associare con me, mi chiami al 334-1918-991. Continuiamo con la metodologia. Cosa abbiamo detto? Dobbiamo trovare su due ruote, anche se non sono consecutive, due numeri appartenenti alla stessa terzina simmetrica e mettere in gioco il numero mancante come ambata. Eravamo arrivati qua a marzo, no? Andiamo al 5 marzo o anche al 2 marzo stesso. Vediamo che cosa possiamo trovare. Vediamo. Basta trovare due numeri appartenenti alla stessa terzina simmetrica. Andiamo a vedere. Allora, vediamo un attimo. Ecco, Bari, Genova, 1878. Scriviamo, 1878, Bari-Genova. Bari-Genova, 1878. Bari-Genova, 1878. Qual è il numero mancante? Il numero mancante è il 48. Siamo all'estrazione, dov'è? Bari, ecco, del 7 marzo. Quindi il numero mancante è 48. Questo 48 lo dobbiamo trovare su Bari e su Genova. Andiamo a vedere. Bari-Genova, abbiamo detto il 48. Bari-Genova, andiamo a vedere. Bari-Genova, vediamo un attimo. Bari-Genova, 48 a Bari. Allora, signori, questo è un metodo che voi potete andare a occhi chiusi. Chiaramente, non vi dovete lasciare scoraggiare dal tempo di attesa. Voi, avendo l'estrazione, avendo il raccoglitore, andando a ritroso, quando vi accorgete che un numero sulle due ruote ritarda, sappiate che quel numero appartiene alla terzina simmetrica, che sono importantissimi. E voi trovate l'ambata. Dove siamo qua? 30 marzo, prendiamone un altro. Fatemi vedere un attimo, perché bisogna vedere qual è. Cosa abbiamo? Ecco, Cagliari-Firenze, a Cagliari un 75, a Firenze un 15. Quindi 75 e 15 appartengono alla stessa terzina simmetrica. Qual è il numero mancante? Il numero mancante è il 45. Quindi su Cagliari e Firenze cercheremo il 45. Cagliari 45 a colpo sulla ruota di Firenze. Signore, questa è una metodologia molto forte. A me non piace prendere in giro le persone, assolutamente. Però ve lo raccomando. Poi anche vero anche una cosa. Ci vuole naso, ci vuole il fiuto. I numeri sono come i conigli. Sapete i conigli?
quando si infilano dentro la tana. Per farle uscire fuori, cosa ci vuole? Ci vuole il furetto, un animaletto, il furetto che li fa uscire. E l'ottologo è come il furetto. Il lottologo è come il furetto. Però ci vuole naso. Lo dovete sentire. Dice, ma tu che senti? I numeri. Non è che io sento i numeri. Cioè, è una massima questa qua. È una massima. Però è chiaro che l'occhio, l'esperienza dell'ottologo, non è la stessa cosa di chi si cimenta nella lottologia. Perché vi spiego una cosa. Per diventare bravo al lotto ci vogliono 30 anni. I primi 10 anni non capisci nulla. Non capisci nulla. Fai calcoli, calcoli renali, controcalcoli, non ci capisci nulla. Dopo 20 anni cominci a capirci qualcosa. Ma se c'hai 20 anni, 25, 30 anni, arriva a 60 anni. Se ci arrivo, e poi chiamano a banda del paese e lì c'è il fiore che non marcisce. Io grazie a Dio faccio corna, ho compiuto 65 anni l'altro il 29 di aprile, dice che ancora mi ha visto un mago, mi ha fatto le carte, dice che ho altri 30 anni di combinare guai. Vabbè, altri, io ci metto la firma, va, ci metto la firma, che dite? Facciamo corna, però giusto? Ecco, allora, dicendo questo, cari amici, quello che vi ho spiegato è una tecnica eccezionale. Eccezionale. Per esempio, per domani, io ho visualizzato due ambi. Una cosa, dovete diffidare sempre chi vi promette un ambo. Lambo a corpo. Quando sentite questo, sapete che cosa gli dovete dire? Giocatelo tu, un ambo. Giocatelo tu, lambo. Io di questi fenomeni non ne conosco. Allora, io ho spiegato che cosa? Io vi ho spiegato la ricerca dell'estratto su due ruote. Non a ruota, attenzione, non a ruota. Perché se il numero va fuori convergenza a ruota, io vi domando, io vi mando vicino a una chiesa a domandare l'elemosina. Perché gioca l'ambata a ruota, un numero come ambata, l'ho giocato, ambata, ambata, ambata. Anche partendo da un euro voi vi rovinate, perché dovete andare al raddoppio chiaramente, no? E allora dovete diffidare da questa gente. Fenomeni non ce ne siamo. Io per primo non sono un fenomeno. Io non ho scoperto nulla, come tanti altri. Io ho studiato l'otto però, con una differenza, signori miei. C'è una piccola differenza fra me e loro. Io vengo dalla strada, che significa? Che io da bambino sono stato allevato dai monaci di Mazzarino e mi mandavano in giro a 10 anni, scalzo, a vendere i numeri col pappagalletto, con pappagallo, nella gabbia, in tutte le fiere dei paesi vicinori, per guadagnarmi da vivere, scalzo. Però mi hanno instradato al gioco del lotto. Chiaro? E io 60 anni di esperienza non li cambio con nessuno. Non li posso cambiare. Perché non c'è solo lo studio nella vita. C'è poi successivamente, chiaramente, no? Però c'è anche l'esperienza nel settore. Io per guadagnarmi da vivere dovevo portare i soldi a Padre Carmelino, i famigerati monaci di Mazzarino, che poi sono stati tutti arrestati per omicidi, per stupro e compagnia bella. Questi negli anni 60, quando gli altri bambini avevano da giocare, io non avevo nulla, io mi dovevo. E io ho fatto il guardiano dei porci, io ho fatto tutto per guadagnarmi da vivere. Chiaro? E io studiavo con Pace Carmelino il lotto col lume a petrolio, immaginate un po', col lume a petrolio. Poi ho avuto la fortuna di farmi una vita tutta
perché poi Pace Carmalino è stato scarcerato, mi ha portato a Palermo e lui è stato, diciamo, il Papa lo ha completamente scomunicato. Dormivamo alla stazione in mezzo a prostitute, ubriaconi e tutti a Palermo. E io poi, ecco, questo sono io. Io sono questo. La mia esperienza di vita. Allora, ritorno a darvi il mio cellulare, che è il 334 1918 991. Per chi si volesse associare con me o per chi volesse acquistare i miei metodi, mi deve telefonare, lo ripeto, al 334 1918 991. Allora, vi ho spiegato la ricerca dell'estratto. Dice, ma noi dobbiamo vincere l'ambo. E allora, vi voglio spiegare un'altra metodologia da poter abbinare con solo due abbinamenti al capogioco che vi ho spiegato. Consideriamo le ruote sempre consecutive. Io faccio riferimento sempre alla ruota di Bari e Cagliari perché sono quelle che mi vengono prima, no? Allora, Bari-Cagliari. Dobbiamo fare la somma di tutti gli estratti della ruota di Bari. Siamo al 30 marzo. Faccio la somma, 34 più 89 più 20 più 17 più 79 e mi viene 239. Scrivete 239. Questa è la somma di tutti gli estratti di Bari. Adesso sommiamo gli estratti della ruota di Cagliari. 75 più 34 più 85 più 26 più 72 e mi viene 292. Adesso facciamo la differenza, il numero più alto meno il numero più basso, quindi 292 meno 239 e mi viene 53. A questo numero 53 sommiamo il 45, che è un numero molto importante nel lotto, più 45, mi dà 98. 98 non è che lo posso giocare, a New York lo posso giocare. Devo togliere 90, meno 90, e divento un numero giocabile. E mi viene 8. L'8 lo vado a sommare al primo numero ricavato, cioè 53. 8 più 53, 8 più 53 mi viene 61. Adesso di questo 61 saluto la signora Giovanna Conigliaro, Marco di Grazia. Allora, di questo 61 dobbiamo farne il complemento a 90. Significa 90 meno 61 quanto fa? 90 meno 61 mi fa 29. Ed è il primo numero. Il vertibile del 29 quant'è? È il 22. Quindi 29 e 22 lo andiamo a trovare, o dobbiamo andare a trovare sulla ruota di Bari-Cagliari. 29 e 22. 29 e 22. 29 e 22. 22 è sortito, con un po' molto molto in ritardo. Generalmente non ritarda tutte queste. È sortito nell'ultima estrazione, il 22, però generalmente non ritarda. Facciamo un altro, l'altro, andiamo all'estrazione successiva, quella del 2 aprile. Sommiamo i 5 estratti di Bari. 81 più 30 più 28 più 48 più 23 uguale 210. Sommiamo adesso Cagliari. 16 più 71 più 77 più 59 più 89 e mi viene 312. Facciamo la differenza, 312 meno 210 e mi viene 102, meno 90 perché non lo possiamo giocare, meno 90 mi viene 12. 12, allora viene 12. Adesso il 12, al 12 sommiamo il 45, più 45 uguale
12 più 45 mi viene 57. 57 lo andiamo a sommare col 12. 7, 2, 9 fa 69. Di questo 69, che è il numero chiave, noi facciamo il complemento a 90. 90 meno 69 mi viene 21. Invertibile di 21 è 12. 12 e 21 sono i nostri abbinamenti sulle ruote di Bari Cagliari. 12, 21. Andiamo a vedere. 21 a quale colpo? Abbiamo detto 1, 2, al terzo colpo sulla ruota di Bari. Vogliamo farne un altro? Facciamone un altro. 6 aprile. Ecco, poco fa ha ritardato, perché può succedere, signori miei, può succedere magari. Non è che non sortisce, però ha ritardato. Questo è da mettere sempre in preventivo, attenzione. Ecco perché vi dico, non pensate che ci stiamo dei fenomeni. Ci siamo dei lottologi che magari cercano di prendervi per mano e condurvi alla vincita nel più breve tempo possibile. Ma se un numero va fuori convergenza, è inutile, è inutile. Non c'è santo che tenga. Allora, 6 aprile, 75 più 3 più 7 più 90 più 87, abbiamo trovato, dov'è? Sono disordinatissimo io, 262. Ah, 262. Adesso Cagliari, sommiamo Cagliari, 30 più 83 più 38 più 3 più 88 uguale 242, quindi 262 meno 242 mi dà 20, 20 più 45 uguale 65, 65 più 20 adesso fa 85, 90 meno 85 fa 5, facciamo il complemento a 90, invertibile di 5 e 50. 5 e 50 sulle ruote di Bari e Cagliari. Siamo all'estrazione di calcolo del 6 aprile. 5 e 50. Bari Cagliari. 5 e 50. 5 e 50. 5 sulla ruota di Bari. Signore, questo è fare lotto. Questo è proporre le metodologie. Senza volere con questo illudere nessuno, attenzione, non illudere nessuno. Io non vengo qui e vi dico domani e sortisce il 90, io sarei una persona falsa. Io vi dico che all'otto bisogna avere costanza, soprattutto bisogna essere dei lottologi, dei ricercatori. La parola lottologo per me è una parola impura. Lottologi sono loro, non io. Io sono un ricercatore, come lo è il professor Angelo Berardi, come lo è Angelo Gargiulo, come lo è Mario Ruggero, come lo è Dambola, come lo è D'Annibali e tanti altri. Come lo è Elisabetta Masi, che voglio salutare, è stata la mia direttrice per tanti anni. Questi sono i lottologi, i ricercatori. I ricercatori. L'ottologo è la parola ormai sputtanata al massimo e non mi va di confondermi con loro, a me no, perché io non posso mettere alla mercé 60 anni di lotto con la signora Carmelina, con la signora Crispina che compare in televisione. Basta, no, per favore, basta, dai, no, non è così. Io, che poi sono loro a chiamare noi, e caro Angelo, me ne devi dare atto. Quanti di questi ci chiamano? Se chiamano noi vuol dire che non capiscono di lotto, chiaro? E mi sembra logico, no? Allora, io adesso mi vado a seguire la mia nipotina Giorgina, che non ne vuole sapere di andare a letto, è una delinquentina, eh? Però gli voglio un bene dell'anima, un bene dell'anima. Non pensavo che diventare nonno potesse proprio portarmi a questo punto. Credetemi, è bellissimo. Mi spaventava, perché io sono un bambinone purtroppo, potenzialmente sono un bambinone. Mi spaventava diventare nonno, però ho capito che è la cosa più bella, veramente, bello, bellissimo.
Signore, che vi devo dire? Speriamo per domani sera, di essere vincenti. Ritorno a dare il mio numero del cellulare per chi si volesse associare o per chi vuole acquistare i miei metodi. Il mio numero del cellulare è 334 1918 991. Detto questo, io vi auguro una buona serata a voi e a tutte le vostre famiglie, con la speranza di essere prima la salute, di avere la salute, che è alla base. E poi se viene qualche vincita, tanto di guadagnato. Buonanotte a tutti.